Si è svolto ad Ascoli Piceno, nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, il seminario organizzato da Regioni CSR Marche per affrontare il tema della prevenzione del rischio idrico e idrogeologico. Un argomento di grande attualità, non circoscritto ai soli addetti ai lavori, per trovare risposte non più dettate dalla logica emergenziale, ma piuttosto ispirate alla prevenzione, alla gestione, alla programmazione, in modo da non farsi trovare impreparati, ma capaci di mettere in atto soluzioni e strategie innovative. Ad evidenziarlo è stato l'assessore regionale all'agricoltura Andrea Maria Antonini, che ha aperto la seduta di lavori. Assessore, che occasione è questa, anche perché accanto agli studi ci sono poi applicazioni pratiche che vanno soprattutto nella direzione della prevenzione di certi rischi? Sì, oggi parliamo di acqua, ma parliamo di acqua soprattutto legata a che cosa? Alla capacità anche di gestire quello che ultimamente sta avvenendo come fenomeni, diciamo, esterni, che stanno un po' stravolgendo le abitudini, la consuetudine di quello che era la gestione proprio del territorio, anche e non solo nell'agricoltura. Siamo purtroppo soggetti a dei momenti che sono tra l'altro tra loro abbastanza contrastanti, cioè o momenti di grande assenza, quindi siccità di acqua, oppure di un'abbondanza di acqua, o meglio di un'intensità, perché alla fine probabilmente i millimetri che scendono, sono la quantità è sempre la stessa, però quella che è cambiata in maniera evidente è proprio l'intensità. Allora capire come poter gestire il tutto, anche perché sappiamo che innanzitutto l'acqua è fondamentale per qualsiasi attività umana, dalla idropotabilità all'agricoltura, alle industrie stesse, alla energia, l'idroelettrico, che qui da noi è abbastanza importante, e poi soprattutto come prevenzione anche gestione per i dissesti idrogeologici, quindi molto legata al governo proprio del territorio. Quindi oggi insieme all'assessorato all'agricoltura e all'ambiente della Regione Marche è stata una mia iniziativa voler cercare di unire i due assessorati competenti, perché è fondamentale in questi casi portare avanti anche delle scelte non solo politiche ma anche tecniche comuni, e poi insieme all'università ad altri studiosi che possono appunto dare anche delle informazioni, invitare a delle riflessioni importanti su quelle che possono essere delle soluzioni per cercare appunto di governare il fenomeno, da nuovi bacini, invasi, l'utilizzo delle acque piovane, insomma ci sono diversi argomenti sui quali poter riflettere. E i fondi del complemento di sviluppo rurale Marche 23-27 in che modo possono aiutare? Da questo punto di vista noi colleghiamo attraverso delle misure specifiche che sono degli accordi d'area agroambientali che mettono insieme le aziende, le università, tutta una serie appunto di soggetti portatori di interessi che possono, attraverso appunto una corretta gestione delle acque del territorio, laddove siano presenti ovviamente dei piccoli invasi, dei piccoli bacini, gestire il territorio e allo stesso tempo però sviluppare anche l'agricoltura come ovviamente attività produttiva. Gli eventi meteorologici estremi, oggi sempre più frequenti, spesso causano pesanti danni a cose e soprattutto a persone. È il caso delle piogge, quando a fenomeni di grave carenza d'acqua e conseguente siccità si succedono con grande rapidità e violenza allagamenti e smottamenti. La parola d'ordine è sinergia, partendo dal contributo interdisciplinare offerto da esperti del mondo scientifico, passando per il ruolo che le aziende agricole possono svolgere, fino al coinvolgimento di tutti gli attori del territorio. L'obiettivo è far emergere nuove ipotesi di intervento che potranno trovare un solido alleato nel CSR Marche. A parlarne è stato Lorenzo Bisogni, autorità di gestione CSR Marche. Queste sono occasioni importanti perché si parla di azioni concrete e misure previste dalla Regione Marche contro i rischi idrogeologici e idrici. Sì, ormai stiamo affrontando dei momenti particolarmente gravi, insomma. Anche oggi, anche in questi giorni, abbiamo delle alluvioni in corso in Liguria, Toscana, in Emilia Romagna poco tempo fa. Da noi piccola c'è stata, però anche da noi prima la siccità, quindi il clima è cambiato sicuramente.
Il motivo per cui è cambiato, cioè alcuni lo mettono in discussione, quello che è sicuro è che il clima è cambiato. Quindi abbiamo periodi di forte siccità e poi periodi in cui la pioggia, insomma, arriva in quantità enorme in poco tempo. Il convegno di oggi cerca di mettere a punto qualche strategia per il futuro. Ci sono docenti universitari che vengono da varie parti d'Italia e discuteremo il problema dell'alluvione, come si può affrontare e prevenire, quindi con sistemi di accumulo oppure sistemi di diluizione dell'acqua in modo che non faccia danni a valle. L'altro problema è quello della siccità, per cui l'agricoltura deve affrontare dei periodi particolarmente gravosi che portano a perdite di produzione consistenti. E quindi l'ultima parte del convegno è dedicata agli strumenti che possono essere messi in campo per risparmiare l'acqua. Quindi irrigazione con poco consumo di acqua, irrigazione a gocce e quant'altro. Quindi si cerca di affrontare un po' il tema dell'acqua oggi. C'è stato poco fa un incontro anche dell'assessore Antonini con l'assessore Aguzzi. Aguzzi si occupa di acqua e di ambiente, l'assessore Antonini di agricoltura e di altro, oltre anche all'energia. E quindi si era ragionato in quel momento di cercare di fare sistema a livello regionale con tutte le forze che abbiamo per cercare di trovare delle soluzioni. Tra gli interventi, spazio al referente del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione, che ha parlato dell'azione regionale su clima, risorse naturali, emergenze ambientali, e poi a Mauro Tiberi, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Suoli, per parlare degli accordi agroambientali d'area per la prevenzione del rischio idrico e mappatura delle proprietà idrogeologiche dei suoli agrari delle Marche. In questo contesto di cambiamenti climatici, ma soprattutto in tema di prevenzione di rischi, che cosa si può fare? Prevenzione, questa è una parola che oggi sentiamo spesso, soprattutto quando ci troviamo, no, in emergenza. Allora, la parola prevenzione cosa significa? Quando la facciamo? Chi la deve fare? No? In realtà invece potremmo tradurla in gestione, cioè la nostra vita quotidiana. Che dovrebbe essere, diciamo, organizzata al punto che dovremmo trovarci sempre meno. Allora, ecco, i cambiamenti climatici ormai li diamo per scontati, non ne parliamo più. Parliamo di agricoltura oggi, e l'agricoltura ha questa doppia missione, diciamo, particolare, perché deve continuare a produrre cibo, perché sappiamo da quando esiste l'agricoltura serve per produrre cibo. Ma oggi, come questa attività si svolge all'aperto, si svolge con il supporto delle risorse naturali, ha questa seconda diciamo, compito, forse più importante in questi ultimi periodi, di presidiare il territorio, quindi conservarlo. E allora noi oggi, diciamo, è un proseguo di un'attività che abbiamo diciamo, svolto in questi ultimi anni, abbiamo buttato là un'idea nuova, degli accordi agroambientali d'area. Questa parola ci siamo esercitati in aree molto piccole per vedere che cosa significa questo prevenzione del territorio, e abbiamo compreso, questa, diciamo, una consapevolezza che è tipica delle Marche. Se noi prendiamo una zona, non abbiamo aree prettamente agricole o aree prettamente urbane, ma questo è un vostro vanto, no? Perché noi lo portiamo nei nostri templi turistici e abbiamo tante cose messe insieme, e una ricchezza di paesaggi, ricchezze di forme, di orizzonti, di tante cose. Ma questa cosa qui, che è, diciamo, è un nostro vanto e la propagandiamo, diventa la nostra, tra virgolette, croce, difficoltà, perché gestire e coordinare questo territorio diventa più difficile. Allora, identificando quest'area, accordo agroambientale d'area, l'area è una zona ben definita. Noi l'abbiamo identificata come bacino idrografico, perché se io vedo il bacino, cioè dove scorre un fiume, quindi pensiamo il Tronto, è facile comprendere che dentro quel contenitore non c'è solo l'agricoltura, ci sono tanti soggetti che hanno esigenze diverse. Allora, ecco, questa è un'altra consapevolezza. È cambiato il clima in questi anni, ok, ma è cambiata anche la società marchigiana. Prima eravamo prevalentemente agricoltori, oggi invece abbiamo tante esigenze, e vediamo che spesso si creano delle rivalità addirittura tra questi soggetti. Allora, ecco, il primo passo è, diciamo, rendiamoci conto dove siamo tutti partecipi, ecco, la prevenzione non tocca a qualcuno, non tocca alla regione o all'agricoltore, tocca a tutti, e cerchiamo di trovare una forma di condivisione. Questa è stata l'esperienza, e devo dire,
è stata molto utile perché ci siamo seduti intorno a un tavolo, amministratori locali, associazioni ambientaliste, fornai, non so, chiunque che voglio questo. E abbiamo guardato questo territorio da un altro punto di vista. E quindi, però ecco, non vorrei far sembrare che questa sia solo una questione culturale, quindi dice allora magari basta convincere le persone. Ecco, abbiamo capito invece che c'è bisogno di altro. Cioè, dando per scontato che tutti questi soggetti sono ben predisposti e sono disponibili, hanno bisogno di un aiuto. Vi faccio un esempio delle previsioni del tempo. Fino a qualche anno fa noi le guardavamo quando andavamo in ferie oppure quando dei casi particolari. Oggi, senza rendercene conto, le utilizziamo tutti i giorni, perché quell'informazione ci aiuta nelle scelte che dobbiamo fare. Allora ecco che oggi nel seminario cominciamo a parlare per il futuro di quali informazioni in più possiamo mettere a questi cittadini per avere più scelta, diciamo, per gli anni futuri. A seguire ci sono state le relazioni degli esperti del mondo scientifico con contributi dell'Università Politecnica delle Marche, dell'Università La Sapienza di Roma e dell'Ateneo di Camerino.